Salve, ben ritrovati sul nostro canale Silvano, il pescivendolo che cucina. Siamo alla nostra terza ricetta, o meglio, a un modo di cucinare che può diventare uno stile di vita, e cioè la cottura del pesce a vapore senza la classica vaporiera, ma sulla carta forno direttamente in padella. Vi proponiamo un modo di cucinare salutare, perché senza condimenti. Veloce, perché la poca acqua bolle subito. Pulito, perché si sporca solo la padella ed il coperchio. Ed economico, perché si usa poca energia, accorciando i tempi di cottura. In una padella abbastanza larga versiamo un dito di acqua. Quindi adagiamo un pezzo di carta forno bagnata prima e strizzata, su cui appoggiamo prima due fettine di limone, quindi il pesce salato all'interno. Stando attenti di lasciare i bordi rialzati in modo che non entri l'acqua. E mettiamo a cuocere. Copriamo con un coperchio, se possibile trasparente, in modo da controllare la cottura del pesce. Diamo anche la spiegazione di qualche detto inerente al pesce. Fare gli occhi da pesce lesso o fare gli occhi da triglia. Significa avere occhi chiari e inespressivi, tipici di persona poco furba e poco intelligente. Quando ci sembra che sia cotto, dopo 15-20 minuti, controlliamo con uno stuzzicadenti nel punto più spesso del pesce. Se passa con facilità, significa che è pronto. Preleviamo il pesce aiutandoci con due palette. E impiattiamo. Serviamo condendo con un filo d'olio, prezzemolo tritato e della maionese. Per questa ricetta abbiamo speso sui 4 euro per mezzo chilo di pesce e qualche euro per l'olio, il limone, il prezzemolo e la maionese. Buon appetito e saluti alla prossima ricetta sul canale Silvano, il pescivendolo che cucina.